se iniziassimo questo video alle 6:30 del mattino? Amici di Vado a Vivere in Sardegna, benvenuti a Porto Torres. Prestissimo e fa freddo. Abbiamo fame, inizia ad esserci tanta gente in giro. Anche se non si vede adesso, ma abbiamo tantissime cose da raccontarvi oggi. Quindi, prima di proseguire, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale di YouTube e di attivare la campanella per non perdere le prossime avventure. Stiamo passeggiando sulla pista ciclabile di Porto Torres. Io infatti vengo quasi ogni mattina oppure ogni sera a correre. Senti questo profumo. È il profumo del mare. No, è profumo di storia. Porto Torres c'è tanta storia da raccontare, ma noi ci soffermeremo su quella dei tre santi. Santi patroni della città. Dobbiamo tornare ai tempi dell'editto di Diocleziano che combatteva il cristianesimo, quando due uomini, Proto e Januario. Ma chi erano? Proto era un sacerdote, Januario era il suo diacono, e questi predicavano il Vangelo in quella che oggi è Porto Torres. Il re barbaro così li fece arrestare cercando di convertirli al paganesimo. Così gli consegna a un soldato che si chiama Gavino. Però Gavino, commosso dalla loro fede, decide di liberarli. E così il re barbaro, venuto a conoscenza di questo atto, fece giustiziare Gavino, e qui siamo nel 25 ottobre del 303. Adesso ci troviamo sulla scogliera dove si ipotizza che sia stato decapitato Gavino. Infatti, quella che vediamo alle nostre spalle è la chiesa di Valelontano, detta anche Sant'Ubainzu i Cabizzardo. Che io non riesco a pronunciare. Il dialetto significa San Gavino decapitato. Guardate quanto è piccola, però non si conosce la data di costruzione. Si dice che sia stata realizzata sopra qualcosa di già esistente. Però adesso andiamo avanti nella storia. Perché Gavino appare in sogno a Proto e Januario chiedendo loro di consegnarsi. E quindi due giorni dopo Re Barbaro decide di giustiziare pure loro. Nella stessa scogliera dove avvenne il martirio di San Gavino. Quindi, dopo che furono giustiziati, i corpi di Gavino, Proto e Januario vennero gettati nel mare. E si dice che furono seppelliti in una tomba scavata nella roccia. Qui ci troviamo adesso a Balai vicino, dove sorge la chiesetta di San Gavino a mare. Ogni anno, il 3 maggio, questa chiesetta viene aperta al pubblico perché ospita le statue dei tre santi che arrivano dalla Basilica di San Gavino. Si tratta di tre statue di legno. Per noi questa piccola chiesetta sul mare ha un significato molto importante. Presenta un legame molto molto forte. Perché noi ci siamo sposati proprio qui. Ed eccoci finalmente arrivati a pranzo. Abbiamo fame e siamo venuti a trovare il nostro amico Daniele. Ci troviamo alla Rosa dei Venti e qui vi faremo scoprire qualche sapore di Porto Torres. Oh, e siamo al momento del vino. Noi siamo in pausa pranzo, ma questo vino bianco è il Launeddas di un produttore di Porto Torres. E amici, inizia così questa avventura culinaria con questi tre antipasti. Abbiamo il pesce spada ripieno, ananas e kiwi. Quindi uno spettacolo. Abbiamo del tonno, la regia mi suggerisce affumicato, con del formaggio caprino e confettura di cipolla. E poi c'è una specialità. La specialità? Apriamo insieme.
questa sorta di polpettone. Questo è un supplì, è un supplì fatto con le cozze. Fragola. Fragola. Fregola. Fragola. Questo lo tagliamo. Okay. Fatto con le cozze, la fregola, le zucchine, l'impanatura e il pane carasau. Di pane carasau. Spettacolare. Sì. Questi sono i macarrones de Busa con gambero rosso e asparagi. Asparagi rigorosamente dovete selvatici. Sentire il profumo. Il macarrone de punzu con gamberi e asparagi dentro la forma del pecorino. Amici, quindi questa è un'altra variante del piatto che abbiamo mangiato poco fa. Tu che non mangi formaggi com'è? È buono. Piccantino prende. Raviolino dolce con le ciliegie. All'interno c'è della ricotta aromatizzata. Quindi ringraziamo Daniele che e Lucia. Ci hanno guidati nella scelta dei piatti. E adesso continua il nostro viaggio a Porto Torres. Amici, siamo finalmente arrivati alla Basilica di San Gavino, un po' un simbolo di Porto Torres. Però qui con noi c'è Giuseppe. Fai parte della cooperativa Turris Bis Leonis. Esatto. Che date un ottimo servizio di guide turistiche in questa chiesa. Cosa ci racconti di questa basilica? Questa è la perla del romanico in Sardegna. C'è qualcosa di diverso rispetto alle altre è chiese? È unica in Italia, è la chiesa dei record. È l'unica ad avere le abside affrontate e l'ingresso, poi lo vedremo, è sul lato meridionale, quello principale. Poi è la più grande di tutta la Sardegna, oltre 60 metri di lunghezza. In più, se tu noti e guardi un po' verso l'alto, vedrai che quelle torrette e il tetto sopra che vediamo non sono tegole normali, quindi il tetto è in piombo. C'è anche una sorta di maledizione. Tu mi dirai, ah, una maledizione. Sì, abbiamo due iscrizioni funerarie che sono proprio collocate là. Ci troviamo all'interno della Basilica di San Gavino. Però di più ci dirà Gabriella che è qui con noi. Comunque Gabriella, io vedo qua che ci sono queste colonne spettacolari. Come sono state fatte? Oppure c'è qualche curiosità? Sì, è una cosa molto particolare perché sono praticamente una diversa dall'altra. Sono 22 in tutto, 11 a destra, 11 a sinistra e sono di antichi materiali romani che gli uomini del Medioevo hanno riutilizzato. Era una cosa che veniva fatta spessissimo, questo del riutilizzare il materiale più antico. Questo quadro è stato restaurato in una maniera poco consona. Cosa rappresentava intanto questo allora, quadro? Allora, rappresenta la decapitazione di Gavino. Cosa è stato omesso in questo restauro? Ad esempio, le guardie che stavano praticamente dietro la tenda. Vedete? Sono praticamente sparite. Mancano. Ci troviamo nei sotterranei della Basilica di San Gavino. Amici di Vado a Vivere in Sardegna, finisce qui la prima parte di questo video. Però ci sarà una novità nella seconda parte, quindi non perdetevi. Sarà anche molto molto divertente, quindi ringraziamo tutti voi che continuate a seguirci. Vogliamo ringraziare anche il Comune di Porto Torres, la Rosa dei Venti, l'Arcidiocesi di Sassari e la cooperativa Turris Bis Leonis. Quindi se vi è piaciuto questo video mettete un bel like e lasciate un commento. E se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale di YouTube. Ciao!